Bentornati in Viaggio con l'archeologo. L'esercito romano ha rappresentato un elemento chiave per l'espansione dello Stato. Ma di preciso come si diventava legionari? Con il video di oggi voglio raccontarvi il reclutamento in epoca imperiale. La leva, definita delectus, ha il compito di reperire giovani reclute per rinfoltire le fila dell'esercito. È stato calcolato che nel corso del primo e il secondo secolo d.C. l'intero apparato di legioni, truppe ausiliarie e marina necessita di circa 18.000 nuovi uomini ogni anno, che vengono reclutati sia tra i volontari sia tra i coscritti. Le aspiranti reclute devono superare una prova di ammissione, la cosiddetta probatio, nel corso della quale vengono dapprima controllate le qualità fisiche del soggetto. L'accesso all'esercito infatti è riservato solo agli uomini. Questi devono essere in salute, avere una buona vista e, a quanto riportano le fonti, un'altezza minima che si aggira intorno al 1,65 m per i legionari semplici. Vegezio Renato, nella sua opera, riporta queste parole: si ha dunque da assegnare all'attività bellica il ragazzo che ha occhi attenti, collo eretto, petto largo, spalle muscolose, braccia forti, dita lunghe e ventre proporzionato, natiche magre, gambe e piedi non appesantiti, ma dotati di robustezza di nervi. È poi ovviamente richiesta la conoscenza del latino, tanto meglio se la recluta sa anche leggere e scrivere. Un altro requisito fondamentale è rappresentato dal possesso della cittadinanza romana. In assenza, il soggetto viene definito peregrino e indirizzato a un altro corpo militare, cioè le truppe ausiliarie. Gli schiavi e i liberti, invece, non sono ammessi alla vita militare se non in casi veramente estremi. Durante la probatio si controlla anche la condotta dell'individuo, e cioè che non abbia riportato delle condanne di alcun tipo, addirittura l'adulterio è considerato invalidante per l'accesso all'esercito, e che non abbia neppure svolto dei lavori definiti considerati poco degni, come ad esempio il commerciante di schiavi o il proprietario di un lupanare. L'età di arruolamento si attesta intorno ai 18-23 anni e la cosa ci è testimoniata anche dalle molte stele funerarie che sono giunte fino a noi e che riportano gli anni di servizio. Vi svelo però un piccolo trucco. Quando leggiamo una stele funeraria di un soldato, dobbiamo ricordarci che costui si definisce spesso miles, quindi soldato, anche dopo il congedo. Ed ecco quindi che noi nei testi possiamo trovare agli dei mani. Marco Terenzio Rufo, soldato della Legio Seconda Traiana Fortis, visse 60 anni e servì per 23 anni da parte di Cola Terenzia Prepusa, sua liberta. Non possiamo fare il semplice calcolo 60-23, altrimenti otteniamo un'età di arruolamento pari a 37 anni, decisamente troppo avanzata. È quindi necessario prendere in considerazione solo le stele funerarie di soldati che sono morti durante il servizio militare, e integrare queste informazioni con le fonti letterarie che sono giunte fino a noi. Superata la probatio, il giovane viene inquadrato come tiro, cioè recluta, e inizia quindi un periodo di almeno 4 mesi durante il quale viene addestrato all'utilizzo delle armi e alla vita militare. L'addestramento è talmente importante che Varrone afferma: l'esercito è così definito poiché diviene migliore esercitandosi. Le attività sono molteplici, sia individuali che collettive, e hanno l'obiettivo di preparare il soldato mentalmente e fisicamente alla dura vita militare, impartendogli una rigida disciplina. È compito degli ufficiali controllare che questa venga rispettata ed eventualmente infliggere le punizioni. In modo particolare sono i centurioni a occuparsi di questo aspetto e ricorrono spesso all'utilizzo di un bastone in legno di vite, un bastone nodoso, che viene chiamato vitis. La disciplina è talmente importante che viene addirittura venerata come divinità all'interno degli accampamenti militari. La recluta deve allenarsi nella corsa, nel salto, nel nuoto e ovviamente nella marcia. Per darvi un'idea, è richiesto al soldato di coprire 30 km, 20.000 passi, in 5 ore o, con un passo più veloce, 35 km nel medesimo tempo, con l'equipaggiamento standard e pesi aggiuntivi fino a 60 libbre, cioè 20 kg. Per insegnare agli uomini a cavalcare vengono utilizzati dei finti cavalli di legno, soprattutto per salire e scendere da entrambi i lati. E ricordiamoci che in questo periodo i romani non conoscono ancora l'utilizzo delle staffe.
L'addestramento alla scherma invece avviene contro un palo, il palus, e questo per evitare che le reclute possano ferirsi tra loro durante l'esercizio. Vengono fornite delle armi diverse rispetto a quelle reali, e cioè vediamo uno scudo di vimini, il kratis, e una spada di legno, il rudis, più pesanti del normale per potenziare la forza del soldato. I soldati devono poi imparare a colpire prevalentemente di punta, evitando di esporsi troppo, quindi di uscire troppo dalla protezione offerta dallo scudo. Ogni recluta deve sapere utilizzare anche le armi da getto e si allena quindi con i giavellotti, i pila, che per l'allenamento sono senza punta, viene istruito nell'utilizzo dell'arco e nel lancio delle pietre, sia a mani nude, sia tramite l'utilizzo della frombola. Vi sono poi attività collettive. I soldati devono infatti imparare le formazioni, gli schieramenti che l'ufficiale potrà richiedere sul campo di battaglia e devono metterle in pratica il più velocemente e ordinatamente possibile. Esistono addirittura delle vere e proprie esercitazioni che ricordano delle battaglie simulate. Proprio a proposito dell'efficienza dell'esercito romano, Giuseppe Flavio ci ricorda: le loro manovre si svolgono con un impegno per nulla inferiore a quello di un vero e proprio combattimento. Perciò essi affrontano le battaglie con la massima calma e non si sbaglierebbe chi chiamasse le loro manovre battaglie incruente e le loro battaglie esercitazioni cruente. I soldati partecipano anche ai lavori pubblici, nella costruzione di edifici, acquedotti, strade e via dicendo, sia fornendo specialisti sia la semplice manodopera. La recluta è poi cosciente del fatto che non può mettere su famiglia durante gli anni di servizio. In effetti la legge vieta ai soldati di contrarre un matrimonio ed avere dei figli, anche se sappiamo che i legami erano presenti e molto spesso tollerati dai superiori. Al termine del periodo di reclutamento, la recluta diventa a tutti gli effetti miles, cioè soldato. Viene iscritto all'albo dell'unità a cui è destinato, riceve un signaculum, cioè un pezzettino di metallo, spesso in piombo, con scritto il proprio nome da portare intorno al collo e ovviamente deve giurare fedeltà agli dèi e all'imperatore. A questo punto il legionario inizia la sua vita da militare a tutti gli effetti. Noi invece ci fermiamo qui. Ma voglio fare altri video inerenti all'argomento, quindi riguardanti il mondo militare romano. Mi raccomando, per non perdervi quei video, cliccate sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati sulle uscite del canale. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci! Reperire giovani reclute per rinfortire, oltre che nel lancio delle pietre, dei sassi, sia a mani nudi sia mani nudi. Ogni recluta deve saper usare anche le armi da getto e Ogni recluta si allena. A tal proposito, Vegezio. No, Giuseppe Flavio. Ok.